Buongiorno a tutti, sono Alessandro Barison, portfolio manager di Quantwave. Le strategie hanno purtroppo perso il 2,5% a giugno, le perdite sono state concentrate nei giorni precedenti il meeting della Banca Centrale Americana e durante il giorno del meeting le perdite sono state soprattutto concentrate nelle posizioni corte su bond governativi che hanno perso circa l'1,4% e il resto delle perdite è stato un misto tra indici equity e volatilità, soprattutto su posizioni lunghe di volatilità, in quanto i nostri modelli continuano a cercare di effettuare quel trade che hanno iniziato tatticamente a fare praticamente per tutta la prima metà dell'anno, che è quella, diciamo, di tradare una convergenza su quelli che sono i prezzi degli asset, soprattutto dei rischi assets e quelli che sono le variabili macro underlying. Questo è stato, diciamo, mai funzionato in quanto le aspettative di politica monetaria sono praticamente molto forti al momento, sia da parte della Banca Centrale Americana che da parte della Banca Centrale Europea, ma diciamo da parte di qualsiasi banca centrale a livello globale, a parte forse due banche centrali. Quindi, diciamo, questa aspettativa di easing da parte delle banche centrali americane non ha chiaramente supportato l'equity, ha supportato qualsiasi forma di risk premia, e praticamente ignorando quelli che in realtà sono le variabili di crescita, soprattutto prospettica, e quindi diciamo questa convergenza da quelli che sono i prezzi degli asset e quelli che sono i variabili underlying non è mai avvenuta e le nostre strategie hanno continuato a perdere cercando di tradare questa convergenza. Arrivati a questo punto pensiamo che questo non possa continuare in eterno, pensiamo che quindi una convergenza prima o poi avvenga e i nostri modelli cercheranno di tradarla e continuamente cercheranno di tradarla. Al momento sono posizionati con un bias corto su indici equity, soprattutto americani ed europei, e un bias lungo su variabili su credito, in quanto comunque la dovishness delle banche centrali sta portando a favorire trade e asset class che hanno un carry, hanno una certa stabilità rispetto a asset classes più rischiosi. Quindi questo è il nostro posizionamento al momento e ci aspettiamo che potenzialmente nel breve termine una convergenza, se i dati macro continueranno a deteriorare e di conseguenza le aspettative sugli utili delle società inizieranno a deteriorare anch'esse, probabilmente nella prossima stagione di trimestrale che inizierà a breve, molto probabilmente ci aspettiamo potenzialmente questo sarà un catalyst che permetterà, diciamo, alle valutazioni di mercato di tornare ad un livello più ragionevole su quelli che sono i fondamentali alla base. E i nostri modelli saranno posizionati per questo. Grazie mille per l'attenzione e ci vediamo al prossimo mese.